Non sopporto quelli che dicono ah, la mia generazione, no, la mia generazione si è fatta dalla droga e dalle bande armate. Il risorgere di queste idee, il fascismo, il sovranismo è assolutamente all'ordine del giorno. E invece sta perdendo colpi quella che si chiamava così la sinistra, il ribellismo. È giusto ricordare quella storia, è giusto ricordare che si può essere diversi da quello che si è, che si è diventati, insomma. Io credo che non ci sia un ristorante a Milano dove c'è una guerrigliera curda, Lenin, tutta memorabilia senza voler avere nostalgia di niente, perché qui non siamo nostalgici. Allora io mi chiamo Rodolfo Sforza, sono l'anziano della cooperativa che gestisce adesso questo spazio. Il nome si chiama Cooperativa La Liberazione. Questo nasce da una famiglia che ha avuto il figlio giovane partigiano ucciso e per ricordarla hanno aperto questo circolino nel 45. È tutto materiale di quei periodi in cui nasce questo posto, insomma, di no, Milano è insorto, il Comitato di Liberazione. Questa qui è un'azione della liberazione, una delle prime peraltro. Eh beh, il 25 aprile è una cosa fondante. Se pensi che c'erano giovani che a 15-16 anni prendono e partono in montagna e poi tutto quello che ne è scaturito, quella popò di Costituzione, quei personaggi politici, adesso lo spessore è diventato quello che è, voglio dire. Quindi è giusto ricordare quel clima, è giusto ricordare quella storia, è giusto ricordare che si può essere diversi da quello che si è, che si è diventati, insomma. E che se si è diventati quello che si è noi, se lo possiamo fare anche in virtù di quello che è stata l'opera di questi signori qua, ecco. È tutto per argomenti, no? Le case occupate, le femministe, beh, Valpreda, insomma, no? Sappiamo chi è. Su tante cose si può non sapere, ma su Valpreda l'ignoranza è sempre colpevole, mi dispiace. Ricordare va bene, no? Guardare avanti, però sapendo cosa c'è stato dietro, perché sennò tutto perde di senso. Invece così è meglio che qualcuno che ricordi quello che cosa è successo nel bene o nel male in questi anni che abbiamo vissuto. Non fa male. Brindiamo ovviamente al 25 aprile. Ci abbiamo scritto Lunga vita ai ribelli e questa cosa qua, insomma, è stata un'idea bella dirompente, eh? Non capita di entrare in tutti i bar che c'è quella roba lì. Si percepisce il fatto che non è il lucro l'idea primordiale, perché se no noi non faremmo il caffè a 80, l'acqua la regaliamo, il coperto non si paga, queste sciocchezze qua. Cioè, questo posto per me significa praticamente Milano. Ho la netta impressione che sia uno dei pochi, se non l'unico posto che riesca ancora ad aggregare delle persone. Se non ci fosse questo posto, personalmente a Milano non ci sarei perché mi sta un po' stretta. Ci dicono che adesso non ci sono più le ideologie, insomma adesso il mondo è cambiato, bisogna farsene una ragione. Noi non vogliamo dire che era giusto prima, non ci interessa. Non sopporto quelli che dicono ah, la mia generazione, no, la mia generazione si è fatta dalla droga e dalle bande armate. Siamo molto attaccati a quello lì, perché ve l'ho detto, prima la nostra generazione ci ha lasciato le corna con l'eroina. Guarda, noi siamo cresciuti tutti insieme al quartiere Feltre, abbiamo fatto parte del Leoncavallo quando era stato occupato ai tempi nel 75, quando era, e siamo sempre rimasti legati a un certo tipo di ideologia, ovviamente, e noi siamo stati i primi a organizzare le feste dove si ballava il rock, non la musica della discoteca, e questo è stato il primo posto a Milano. I giovani sono assolutamente, c'è gente che è ancora impegnata, che se ne dica, perché ormai se noi ci fanno vedere i giovani solamente i pirla, quelli che vanno all'Isola dei Famosi, che hanno queste logiche, insomma, ma esiste un sacco di gente impegnata che ha una testa, che ragiona, che partecipa soprattutto, e il risorgere di queste idee, il fascismo, il sovranismo è assolutamente all'ordine del giorno. E invece sta perdendo colpi quella che si chiamava così la sinistra, il ribellismo, la partecipazione costa, non è più così facile e immediato questo volersi spendere. Speriamo in tempi migliori, insomma.